Allora è davvero una città speciale, quasi magica, e nella sua magia scopriamo anche chi ci riconosce e ci dice che è juventino, ma vive qui a Barcellona. Come ti chiami, perché sei a Barcellona e dove siamo soprattutto in questo momento? Io mi chiamo Marco, sono di Bologna, 12 anni che vivo a Barcellona e qui siamo davanti alla Casa Batlló, la casa di Gaudí, una delle tante case che costruì Gaudí, e questo è Paseo de Gracia. E ci siamo incontrati per caso, ci accomuna la fede. Sì, la fede, io juventino all'estero, qui ho visto molte vittorie del Barcellona anche, non solo della Juve. E continuo a seguire sempre dall'estero la mia amata Juventus. Senti, Juventus Barcellona e ci aggiungiamo il Real Madrid, sono intese le tre ribelli. Come tratta l'argomento la stampa spagnola? La stampa spagnola non sta molto sull'argomento, nel senso che preferisce un po' defilarsi, non l'ha preso di petto come l'Italia. Mi dici invece la tua stampa personale, quella su cui fai le riflessioni dopo una stagione che definiresti come? Beh, la stagione non è stata buona, nel senso che ci si aspettava molto di più. Almeno io personalmente, anche a livello di gioco, mi aspettavo molto di più. Beh, Responsabilità nell'ordine? secondo me la società sicuramente ha fatto degli sbagli. Io non avrei richiamato l'allenatore, avrei puntato più su un allenatore nuovo, che facesse un gioco per giocatori giovani. Però vediamo come va a finire, ecco. Proposte per gli acquisti, per rinforzare questa squadra, magari ti sei abituato bene con il Real Madrid, guardando il campionato spagnolo, proposte. Diciamo che qui fanno giocare molti giovani. Qui il Barcellona ha 3 o 4 giovani eccezionali, il Real Madrid anche. Io spero che la Juve finalmente faccia uscire i giovani, ma dalla cantera. La cantera è dal vivaio. Noi di Radio Bianconera, tra l'altro ti Sì. invitiamo a scaricare l'app, sappiamo che ci stai Certo. seguendo, ma l'app ti mancava. Mi mancava, infatti, vedi, ho dovuto incontrare E adesso, se no, l'intervista non andrà te. online, Ecco, certo che ovviamente. la scarico, quindi. Assolutamente non vuoi sembrare un ricatto, ti chiedo la Juventus che punta o ripunterebbe ancora su Morata. Cosa si dice di Morata in Spagna? Morata in Spagna è abbastanza apprezzato e in nazionale fa discretamente. Quindi, dipendendo da dove lo si voglia far giocare, si può anche riconfermare, Noi abbiamo secondo fatto passare la nostra crociera da Barcellona, siamo qui per questo motivo, MSC Sea View, ancora per qualche ora di libertà, poi si riparte in destinazione Marsiglia. A Barcellona ci dicono che ci sono giocatori interessanti, in uscita c'è qualcosa che potrebbe interessare anche alla Juventus o che ti piacerebbe vedere con la casacca bianconera? In uscita, a me piacerebbe Gavi. Molto. Gavi, ma non è in uscita, ovviamente. Fosse in uscita al posto di chi, come lo piazzeresti o il consiglio per Allegri? Beh, sicuramente titolare fisso, centrocampo titolare fisso, perché è un fenomeno, questo diventerà un grande fenomeno. Ti piace Vlahovic? Vlahovic è un gran giocatore, ma va servito. Da giocatori che mancano in mezzo Che al campo, mancano in l'abbiamo mezzo al capito. campo. Marco, davvero è stato un piacere. Radio Grazie a te. Bianconera da oggi sarà il tuo, non incubo, il tuo compagno Il di mio viaggio. sogno. Il tuo sogno, nel Mi cassetto, sogno. il tuo sogno, Mi sogno, sì, sarà mi che sogno. è il primo della nuova stagione. Mucha suerte, Juventus. Buona suerte.